Ciao a tutti cari amici di Black & White, sono Elisabetta Bertolini, fashion blogger, e da oggi vi terrò compagnia per 3 puntate. Parleremo di moda donna e inizieremo parlando di t-shirt come quella che sto indossando. Sapete meglio di me che la t-shirt è un capo cult nell'armadio di tutte noi. Chiunque di noi ha una t-shirt e quella che sto indossando, ad esempio, è una t-shirt con alcuni dettagli. È sfrangiata, alle maniche a sbuffo e una fascia di paillette. Diciamo che a volte indossare un capo semplice, ma allo stesso tempo ricercato, può essere la soluzione al dilemma. Cosa posso mettermi quando apriamo l'armadio e non sappiamo assolutamente cosa indossare? In quel caso andiamo nel pallone. Però dobbiamo calcolare che molte volte i capi in basic style sono la soluzione ideale. Adesso vi racconto 3 soluzioni assolutamente smart per indossare la vostra t-shirt. In questo caso io indosso una long t-shirt. Ho deciso di riprenderla al punto vita per valorizzarlo in modo da non fasciare i fianchi. Numero 2. La t-shirt è un capo evergreen, quindi, essendo un passepartout, possiamo decidere di abbinarlo a jeans skinny, come quelli che sto indossando io, a shorts, oppure determinare un dettaglio che può valorizzarla ancora di più. Andiamo al punto 3. Il punto 3 lo fanno i dettagli. Possiamo decidere di accostare alla nostra t-shirt un foulard che dia un tocco di colore, oppure una collana, dei pendenti, in caso la t-shirt sia molto basica. In questo caso, essendo già ricca di dettagli, io ho scelto degli orecchini molto molto semplici o un occhiale un po' più strutturato come questo, in velvet style. Come dico sempre io in questi casi, la necessità aguzza l'ingegno.